Ragazzi, per scherzo ci siamo un nuovo video. Oggi siamo qui con quanti anni ci vogliono di Giuseppe con la ghiaccio. Se non sapete perché ho preso la ghiaccio, andate a vedere lo scorso episodio, che l'ho scelto nell'episodio dell'ultimo episodio di quanti anni ci vogliono di vincere sempre con il Luco. L'ho scelto casuale, l'ho scelta casuale venuta. Andiamo a vedere la rosa. Oggi ho messo il gioco di vista trasferimenti e oggi ho messo il gioco di vista prestiti. Gioco di vista trasferimenti. In porta l'Orace sull'arco e qui Linkin. Tengo sull'arco e qui Linkin, vendo l'Orace. So già che comprare, dopo vi fa vedere. Invece sulla sinistra c'ho Diallo. Vo' a comprare la posizione sinistra. Come difensore ci abbiamo Gonzalez, Vidal, Avilén. Vendo Avilén e compro. Tengo Gonzalez, Vidal, vendo Avilén e compro due difensori centrali. Invece sulla destra abbiamo Yusuf, Kululu, Aladur. Tengo Kululu, Aladur e vendo Yusuf. Poi, come ci dice, abbiamo Laci, Marchetti e Kutuder. Vendo Kutuder, tengo Marchetti, Laci e prendo due centrocampisti difensivi, due CDC. Poi sulla sinistra abbiamo Camgini e Barreto, li tengo tutti e due. Come centrale c'avevo Ciabarello, come centrocampista centrale lo vendo. Sulla destra c'abbiamo Nuri, Baiala, Arconte e Ndaye. Vendo Ndaye, Nuri, tengo Baiala e Arconte. Invece per l'attacco c'abbiamo Kurtert, Carasso, Eldrisse, Boutet e Moussitioko. Moussitioko, Boutet e Carasso li tengo, mentre vendo Eldrissi e Kurter. Gli altri li tengo e Kurter e Eldrissi li vendo. Mentre il lista mercato ciò ho messo per la porta uno solo e lo prenderò. Ngapatuembu. Invece per il difensore di settore ho messo Bacibusu, Carniere, Kozsa, Koulibaly, Diakhibi, Doucouré, Doukiré, Dai, Dizis, Esteves, Quimeto, Luke Baio, Mangalan, Soki, Nzuyu, Rami, eccetera. Sì, ho messo Bard, Click, Duvren, Kurzawa, come CDC, Belossi anche, però se lo prendo faccio diventare difensore centrale, Tameze, Schneiderlin, Nguimba, Villa, Letent, Gurna, Gonalons, Gomez, Fomba, Cyprien, André e invece come attaccante Ekitike. Ragazzi, tutti questi giocatori che ho messo, ora aspettiamo che mi arrivino i resoconti e mi arrivano offerte di trasferimento e poi ci vediamo qui per comprare tutti i giocatori che ci servono. Ragazzi, questi sono tutti i resoconti. Leggiamo: Ngapa, portiere Ngapatuambu 66, difesa Bacciubi 62, Carnier 54, Kozsa 74, Koulibaly 63, Diakhibi 74, Doucouré 62, Doucouré 62, Diazizi 76, Estes 71, Quimeto 57, Luqueba 75, Mangala 73, Noschi 72, Nzuya 72, Rami 72, Bard 75, Click 74, Duvuren 73, Kurzawa 75, Belossian 61, Tameze 75, Schneiderlin 74, Ngaumba 65, Villa 78, Letent 68, Gurnia 71, Gonalons 76, Gomez 65, Fomba 72, Cyprien 72, Ander 80 e Ekitike 72. Allora ragazzi, comunque devo cambiare l'attaccante, Ekitike è troppo forte, devo prenderne un altro, non ce la faccio a casarmi. Però la porta voglio Ngapatuambu. Invece per la difesa mi sarebbe piaciuto prendere Koulibaly. Per la difesa voglio Koulibaly e Adliramie. Prendo loro due per la difesa, o Belossian Rami o Kozorami. Ora guardiamo. Invece sulla tre quarti sul terzino sinistro sono deciso troppo forti questi. Prenderò Delkic, Kalulu,
click per spendere meno, per risparmiare. Quello che risparmio di più è proprio click. Vedete che prenderò click della sinistra. Mentre usando questo difensivo Leponet, uno sarà Gomez, che costa, non costa così tanto, e provo anche Leponet, e ho preso una, pure Nguambia, non è male. Nguambia, Leponet lo voglio, poi o Nguambia o Gomis, ora guarderò, e poi ho preso un attaccante, l'attaccante che non lo so. Facciamo così, l'attaccante che prenderò sarà una sorpresa. Ci vediamo appena ho finito tutti gli acquisti. Raga, questi sono acquisti. Mangala per 2,2 e 15,5 di stipendio. Belossian per 735 e 3,5 di stipendio. Dacount Wenbu per 1,5 e 1,5 di stipendio. Le Penant per 2,5 e 2,000 di stipendio. Click per 900.000 e 7,5 di stipendio, Dudek a 0 per 5.000 di stipendio e Guerin prestito. Poi ho provato anche Ribery e Godoy, ma non sono andati. Sicché questa è la rosa, questa qui è la rosa. Scusate. Ora arriverò fino al mercato, guardate, questa è la rosa. Ora arriverò fino al mercato a aspettare qualche offerta per Carbolo che deve essere venduto e poi rinnoverò tutti i contratti levando tutti anche tutte le clausole accessorie. Faccio i contratti, clausole accessorie e noi ci vediamo a fine stagione per vedere com'è andata. Comunque siamo a 2 punti, non sta andando bene, 5 partite e 2 punti, per vedere come sarà andata. Se non ci esorero. Raga, cosa buona, non siamo stati esonerati. Cosa sarà mai successo? Andiamo a vedere. Rischio esonero. 11 e 52 punti. Vediamo la rosa. Scusate, guardiamo la rosa com'è andata. Eccola qui la rosa. Ngakwe Mbu, 68, 19 anni, 68 più 2. Scholar, 28 anni, più 64 più 1. Quinic, 18, 48 più 2. Click, 36 anni, 69 meno 5. Diallo, 25 anni, 69 più 2. Gonzales, 24 anni, 69 più 2. Mangala, 31 anni, 73, rimasto uguale. Belocian, ottimo. 17 anni, 64 più 3. Colulu, 71 anni, 24 anni, 71 più 2, scusate. Haldaru, 30 anni, 65, nulla. Lachish, 26 anni, 70 più 2. La Penent, solo più 1, 19 anni, 69 più 1. Marchetti, 24 anni, 68 più 2. Guerra, 21 anni, 61 più 1. Kiming, 20 anni 67 più 2. Barreto 69, 31 anni 69. Ciabarollo 24 anni 62 più 2. Baiala 25 anni 70 più 2. Arconte 18 anni 62 più 1. Massuti Okoi 27 anni più 68 più 1. 31 anni 67. Boute 64 più 2. Sono andati via degli attaccanti. Un problema. Già qualcuno è scontento. Quella rosa non è male. Se non mi esonerano, uscirà il video della seconda stagione. Sperando non mi esonerano. Raga, spero che il video vi sia piaciuto. Mandatemi qui sotto nei commenti, scrivete giocatore per rinforzare la rosa. E ci vediamo. Ah!